Che schifo, la vita. Perché non bastavano Mihailovic, sconcerti. Adesso anche Pelé, fresco dell'ultima ora. Che schifo, insomma, i ritardatari, quelli che ritornano per ultimi dai mondiali. Che schifo quelli che vengono pagati dalla società per tecnicamente giocare 0 minuti, non guarire e sciare. Che schifo tutto. Che schifo il 2022. Proprio ci tengo a iniziare così questo video perché oggi non andremo a far altro che ad analizzare tutte e 47 le meravigliose partite della Juventus 2022. Nell'anno solare le 47 partite di tutto l'anno in una tier list dove vi invito nei commenti anche voi a provare a collocare queste partite che andremo ad analizzare in queste categorie che ho voluto ricreare. Trovate nel link in descrizione anche la vera tier list. Se volete farla da casa e volete mandarmela in privato, la vostra tier list completa su Instagram, seguitemi alessio_rufus perché è l'unico social che utilizzo. Se mettete un mi piace a questo video, vi porto anche quella dei gol perché l'ho già preparata con tutte le grafichine pronte. Quindi iniziamo con la tier list. Lasciando un mi piace, sperando che logicamente il 2023 possa essere un anno decisamente migliore perché per quanto riguarda la Juve. L'anno con 0 titoli. Iniziamo. 5 categorie. Partite che, come insomma, spettatori a teatro nell'Allianz Stadium o altrove, possono essere paragonati a dei film. E perciò, Oscar, perché comunque la miglior partita o il miglior film merita un Oscar per qualcosa. Marvel, categoria che mi appassiona da sempre. Quindi, per quanto mi riguarda, visto che questa tier list è personale, considero Marvel quell'insieme di partite che non sono andate poi così male, ma hanno qualcosa di eroico, combattente, una trama vincente da raccontare. Documentario, direi nel chilling, non ho emozioni di disgusto o di approvazione a riguardo. Cinepanettone, perché le partite possono anche essere demenziali, brutte, vomitevoli, cringe. E horror, perché fanno paura e vorresti evitare che si ripresentino nell'anno successivo, che te ne sogni la notte, che sono realtà però, sono veramente successe. Poi avremo 20 secondi di tempo per partita per poterle elencare una per uno e così renderemo anche il video non eccessivamente lungo. Quindi direi che si può iniziare. 3, 2, 1, via! Atalanta-Juve 1-1, stagione scorsa, che la riprendiamo all'ultimo, Danilo, la punizione di Malinowski, quindi anche un po' di emozioni, una trama vincente, all'ultimo secondo Danilo che ci fa vedere quanto è gobbo. Marvel, direi Capitan Danilo che ci guida al successo. Via con la prossima, Benfica-Juve 4-3, oddio, ero lì a sperare che il PSG demolisse il Maccabi per la differenza di perché comunque da youtuber ci tengo ad andare in Europa League. L'abbiamo ripresa. No, alla fine è andata male. Quasi un horror. Si salva in calcio d'angolo. Inning Junior, la perla da ridere. Ne potevamo prendere 9. Direi lì. Cine panettone. Via. Juventus Salernitana 2-2. Descrizioni servono. Profondo rosso, prego! Dov'è Candreva? Rimarrà il meme migliore del 2022, Juventus Salernitana, l'horror per eccellenza, Milik al fantacalcio. Che dire, uno spettacolo! Mamma mia. Cagliari-Juve 1-2, Vlahovic, il primo gol di De Ligt. Sì, una partita quasi da documentario nel chilling, un po' di emozioni, non Marvel. Cinepanettone, chi cazzo ha fatto gol del Cagliari? Già è un problema a non ricordarlo, quindi se potrebbe dire un documentario. Diciamo quelle partite che non tiri, diciamo, si può andare, sorvolare e andare avanti. Juve Maccabi 3-1. Ah, sì, ci stavano per riprendere. Hanno fatto più tiri in porta loro di noi. Vittoria, Grabiot, cinepanettone, perché come direbbe Boldi e De Sica, direi che è una grande gafonata, sempre se l'hanno detto loro, ma direi Natale a Parigi in questo caso. Via avanti il prossimo, Fiorentina-Juve 0-1. Mamma santa, se non è un cinepanettone questo. Siamo venuti tutti simpaticoni. Il bellissimo contorno di Firenze con le fiamme dell'inferno di Dante. Cinepanettone perché le risate ce le siamo fatti. Temo che ci saranno tanti cinepanettone. Perciò, via, Juve-Bologna 1-1. Mamma mia. La palla non voleva entrare, sbagliamo di tutto. Alla fine Kensi mangia un gol già fatto, in rovesciata. Mamma mia, uno degli horror anche questi, perché la trama. No, la trama però è stata da cinepanettone anche questa. Perché, ragazzi, un gol in quel modo, con
Con Morata che rovescia, via, avanti. Non è facile. Juve Inter 2-4 e dopo i tempi supplementari. Ci fanno 4 gol sotto tutti gli incroci possibili. Non lo so, se aprivo le gambe mi segnavano all'incrocio dei coglioni. Juve Inter è un horror. Vorrei anche vedere. Via col prossimo, dimentichiamo in fretta. Una vinceremo il prossimo anno con l'Inter. No, abbiamo fatto nel 2022. Empoli Juve 2-3. Doppietta, ci segna uno strano dell'Empoli, Ken Vlahovic, documentario, sì, in quel del Castellani, un momento in cui era appena arrivato Vlahovic, nessun Marvel, anche se un po' ci ha salvato Dusan in quella partita. Inter-Juve 2-1, ancora l'Inter dopo i tempi supplementari, Alexandro, McKennie, il rigore di Dzeko che palesemente De Sciglio non... Horror. Mamma mia, ma ho ricordi buoni con l'Inter. Sì, forse uno sì, ci arriveremo. Visto che sono un po' a caso. Juventus Sassuolo 2-1. Direi Marvel perché ci salva. Quasi un Oscar, ma direi no perché il gol non è poi così eclatante. Quello dell'autogol di Ruan, tre soldi. Quel batti e ribatti. Che rischio, che paura Marvel davvero, perché le emozioni ci sono state. Fiorentina Juve 1-1. Ci ammazzano, ci pigliano a pallettoni, sbaglia un gol McKennie sul servizio di Di Maria clamoroso, Milik, rigore, Paredes si presenta malissimo, ma che documentario, ma che Malver, ma che Oscar, anche questo un altro horror decisamente, presi a pallettoni dalla Fiorentina, avanti, Juventus-Venezia 2-1, madre, Aramu, doppietta di Bonucci, potrebbe essere un cinepanettone, però dai ci conquistiamo... La Champions con quella vittoria. 4-3 turni d'anticipo più o meno. Vabbè, niente da dire. Villarreal Juve 1-1. Poteva essere un bel Marvel perché comunque era storico. Quel gol dopo 7 quanti secondi era di Vlahovic. Pa, pa, pa. E invece poi la solita fesseria. Ma dai, documentario perché non ci sono state poi grandissime emozioni da dire. Oddio. Via, Juve Benfica 1-2. Le sconfitte sono quasi tutte horror, però qui non c'è neanche da dire un po' di comicità. Potevamo farlo, il 2-0, poi... Horror. Juve-Inter 0-1. Porca miseria. Juve che gioca una delle migliori partite della stagione 21-22, se la mettessi in horror vorrebbe dire che mi farebbe schifo giocare bene a calcio. Quindi un cinepanettone con pali, traverse, anche lì il rigore che si ripete, una grandissima cafonata. E vabbè, via, avanti, un'altra... Sassuolo Juve 1-2. Ken, il gol quasi della qualificazione. Bel gol di Dybala. Bello anche quello di Raspadori. Da lì parte il mio amore platonico non ricambiato a giugno per Raspadori che va a Napoli. Ma un documentario, non particolarissime emozioni come un po' tutto l'anno. Juve Udinese 2-0. Lo sguardo di Paolo è palesemente un cinepanettone di quando... De Siga becca la moglie con un altro e quindi direi la risata di questo evento che poi ancora arriva bene da persona che è stata cacciata dalla Juve per fatti chiari, ricorda ancora questo episodio di Dybala, Juve-Torino 1-1, mamma mia, Belotti che non segnava da una vita, praticamente l'abbiamo fatto risorgere noi, segna De Ligt, non finisce 1-0, partita triste, triste, triste. Cine panettone, risorge il Gallo Belotti, è giusto, noi potevamo farlo, Milan-Juve 2-0, mamma mia, ma che abbiamo fatto in quella partita? Qualcosa? Prima del 2-0? Sì, i primi 15 minuti, come sempre, Bonucci, è un horror vivente, e direi che ci avanzano anche dei secondi, rapidi, Juve-Lazio 2-2, una rosicata vergognosa, la prima partita mia che vado a vederla a Torino, dove non vinciamo nei 90 minuti allo stadium, perché le partite che vedevo al comunale, quello vecchio, si pareggiavano, la mia prima fu Juve-Siena 3-3, Juve-Lazio 2-2, horror, perché bestemmiai come un cane, e anche poi Dybala e Chiellini che lasciano, Roma-Juve 3-4, forse! Forse con tripudio direi anche popolare Oscar, perché comunque partita rocambolesca da mille e una notte, Oscar che con distacco può paragonarsi a una delle più emozionanti di Manchester City Tottenham di Champions League. Juve PSG 1-2 è stata una partita dove comunque qualcosina abbiamo fatto, abbiamo visto Fagioli che umilia Messi,
Cinepanettone, perché poi comunque non veniamo umiliati, un po' di risate, la paura che il Maccabi potesse fare cose col Benfica. Cinepanettone via con un'altra, Juve Salernitana 2-0 nel Schilling. Mi vado a vedere una partita allo stadio, io sapete che lavorando con YouTube, volendo fare le live da casa, vado a vedere solo le partite in chill, ho già prenotato i biglietti per Juve Monza, speriamo sia chilling come quella, 2-0, chiusa con Lucchetto, in 30 minuti, alle 3 del pomeriggio, una crema, bellissima. PSG Juve 1-2. No, non era un horror, dai, ricordo ancora i TikTok di quelli che elogiavano Paredes per aver fatto sul sito UEFA 109 passaggi, tutti precisi, wow, che spettacolo. Che giocatore, sì, PSG Juve, direi un documentario perché pensavamo di prenderne 9. Alla fine siamo usciti solo con 2. Juve, Sassuolo 3-0. Gli eroi che partono. Lo spettacolo, l'apertura del campionato. Tutti disponibili o quasi. Di Maria fa lo showman. Gol e assist. Verona Juve 0-1. Moise Kean. Mamma mia, questa per assurdo, per tutti gli episodi arbitrali, per come l'ho vissuta su YouTube con Ken che la svigna su uno dei pochi tiri, con Alessandro che prende un rosso per salvarci, è da Marvel. Perché poi abbiamo rischiato un casino. Juve Bologna 3-0. Documentario, una delle poche partite nel chilling anche di quest'anno, insieme a qualche altra. Bei gol all'interno della partita, vedremo come collocarli nel prossimo video. Ci sta a mettere in documentario. Maccabi Juve 2-0. Madre mia. Facciamo ripartire il timer, facciamo tutte le cose corrette. Maccabi Juve 2-0 è l'incubo. Cioè, è il ricordo più tenebroso di ogni juventino che farà la storia del nostro club. Perdere una squadra israeliana è, direi che peggio non si può fare. Avanti, Juve-Empoli 4-0. Dai, doppietta di Rabiot, quasi un cinepanettone perché comunque lui solo doppiette ne piazza, documentario, l'eroe Rabiot. Dai, cinepanettone un po' triste. Un 4-0, eravamo anche abbastanza euforici, me lo ricordo, tutti belli contenti per aver fatto 4 gol. Lecce-Juve 0-1. La sofferenza a Lecce con Fagioli, l'eroe che salva la squadra con un Padre nostro che sei nei cieli di Danilo nei minuti finali. Eh sì, Marvel con l'eroe Fagioli che ci salva e i giovani al potere, Sule titolare. Juve Fiorentina 2-0. C'è il Berna, c'è Danilo, ma non ho sofferto particolarmente. Un documentario di Coppa Italia classico, direi una competizione che l'anno scorso ci aveva anche riservato belle cose, poche. Juve-Inter 2-0. Allora, Oscar, per come è andata la partita, a vedere loro che non fanno gol su rigore, come è successo in tutte le altre partite, noi che vinciamo col fagiolino, con Rabiot. Eh sì, dai, è da Oscar, perché se non ci metto manco questa da Oscar, che anno orribile è stato. La prima vittoria con le grandi dopo tanto. Genoa-Juve 2-1. Non so se ricordare l'errore di De Sciglio o Ken che sbaglia a porta vuota o quello che è successo per provare io a credere che era tutto corrotto, che Genoa doveva salvarsi. Horror, mamma mia, avevamo già fatto tutto, ma una roba orribile. La partita prima della Coppa Italia. Juve-Napoli 1-1. Santo Dio. Partita da trama di cinepanettone. Non si doveva giocare, si doveva, loro con mezza squadra, noi in realtà forse con la formazione migliore di quelle disponibili, la prima e unica partita di Chiesa titolare della scorsa stagione. Cinepanettone. Ripartiamo e avanti. Sampdoria-Juve 1-3. Ti dirò, documentario. C'è stato l'eroe, in realtà, che ci ha salvato. C'è stato Szczęsny, però dai, autogol di Yoshida, Sabira, punizione, dai, un documentario. Si può dire che abbiamo sofferto, siamo andati anche col doppio vantaggio, una rarità. Ripartiamo, che ho messo male il timer. Juventus Spezia 2-0, Arkadiusz Milik che segna subito e Vlahovic, documentario, qualcosina si sarà sofferto, ma neanche più di tanto, le classiche partite allegriane che a lui piacciono tanto. Juve Roma 1-1, proprio queste sono collegate, la partita prima, mamma mia. Tanto creato nel primo tempo, poco dopo il cinepanettone, il classico gol di quello che poi te se incula ed è Dybala che fa l'assist, Abraham. Fantastico.
fatto tanti gol durante quest'anno. Abbiamo preso gol anche da lui. Fiorentina-Juve 2-0, era l'ultima. Addirittura Nico Gonzalez fa un gol che mi regala la vittoria finale a un fantacalcio, quindi direi cinepanettone nelle più comiche presenze dell'ultima partita stagionale, con tutto già finito. Juve-Verona 2-0, gli eroi, anzi, ma quasi da Oscar, perché come si sono presentati Vlahovic e Zaccaria? Come? Con un gol. Dai, Marvel, non posso dire che è stata un'eclatante partita da incorniciare nella storia, però Marvel per gli eroi. Samp-Juve 0-0, mi ricordo la figura, i cerchi nel grano, no, il centrocampo della Juve senza una guida, Locatelli, che non dice Paredes arriverà per un motivo, per questo, un horror, mamma mia, quasi al primo posto. Cambiamo e aggiorniamo le ultime. Juve-Villarreal 0-3, santo Dio, un match me sento. Ho avuto anche alternare, ho messo una in casa, una fuori. Juve-Villarreal 0-3, sai com'è? Penso tre fissioni da una squadra che era ricordata per fare un po' di under, a parte quella con l'Atalanta. Si sperava, no? Tutti fomentati. Non ce la faremo a perdere un'altra volta dopo il Torino. Torino-Juve 0-1. Qui l'eroe sarebbe Vlahovic, però non l'abbiamo giocata male. Dai, un documentario o il classico cinepanettone dove facciamo gol alle ultime? Mamma mia, come siamo messi comunque tristi, eh? Dai, ti dirò. Il Toro che comunque, dai, la prende sempre. È un film comico giocare contro il Torino. Cambierà, arriverà anche la sconfitta col Toro. Il prossimo anno me lo sento. Juve-Samp 4-1. Sì, un documentario su come la Juve per la prima volta diverte. Una partita esotica quasi da ricordare con gioia. Certo che è un documentario, anche gradevole, alla scoperta del mondo Juve che brulica nel Monza-Juve 1-0. Madre, con Di Maria. Ah, sì, Di Maria di Torre al Fanta. Yeah! Con la Cremonese. Evitiamo figure meschine, non lo metterò. Ultime due, Juve-Spezia 1-0. Questa è una roba di una tristezza incredibile, un documentario su come dormire probabilmente. Che anno è stato? Chiudiamo in bellezza con l'ultima. Juve-Lazio, ti dirò, siamo andati belli clean, belli precisi, questa grandissima rivalità, no? Questi clean sheet della Lazio contro i clean sheet della Juve, noi li schiantiamo belli precisi, come il gol di Ken sull'apertura a memoria di Locatelli, Kostic, tiro, tutto preciso, anche bello il gol di Ken, rientra Chiesa e noi male. Questa è stata la mia tier list, provateci anche voi, ditemi su cosa non siete d'accordo. Possiamo ben notare, come direi che da ricordare, su 47 partite il fatto che ce ne siano solo 9 fa abbastanza parlare, vuol dire che sono state belle un quinto delle partite giocate, le altre sono quasi tutte da dimenticare, soprattutto queste bellissime 12 partite horror e 12 partite da cinepanettone, documentario. Ci vediamo probabilmente domani con il video sui gol. Che schifo tutto qua. RIP per Orei, perché comunque sono stati i campioni che a loro modo in quell'epoca, i nostri nonni, per chi ce l'ha ancora vivi, ci può ancora raccontare che divertivano un po' come Messi e Ronaldo, i vari Pelé e Maradona. Quindi immaginiamo noi quando saremo noi nonni a raccontare ai nostri nipoti che se ne andranno sempre se saremo in grado di raccontarlo, Messi e Ronaldo, saremo noi, insomma, succederà. Voglio far depresso, basta.